Il cielo è limpido, la temperatura fin troppo mite, tutto è pronto per la partenza del 15° Giro d'Italia di ciclocross. Benvenuti a Tarvisio, in Friuli, da Umberto Martini. Siamo alle pendici del Monte Priestig, sulla pista sciistica B, che ospiterà il tracciato di questa prima gara. La vetta del monte a 1324 metri, del resto Tarvisio è uno dei più importanti poli sciistici e località montane del Friuli Venezia Giulia, contornata dalle Alpi Giulie appunto e ricca di vallate, laghi come quelli inquadrati in questo momento, i laghi di Fusina e boschi. La foresta di Tarvisio tra l'altro è la più grande foresta demaniale d'Italia. Ed è da qui che parte il Giro d'Italia ciclocross edizione 2023-2024. Questi sono gli juniores pronti a dare il via alla competizione su un tracciato estremamente esigente, quello appunto che è stato disegnato sulla pista sciistica B del Monte Priesnik. In partenza Giacomo Serangeli. Questo è il percorso e le pendici del monte. A poche centinaia di metri da qui, sul Monte Lussari, si è deciso il Giro d'Italia su strada edizione 2023, con la cronoscalata che ha visto trionfare, malgrado il problema meccanico, Primož Roglič, che poi è arrivato in maglia rosa a Roma, gran finale, davanti a Geraint Thomas, che alla vigilia della cronoscalata era appunto il leader della classifica generale. Prima degli juniores sono scesi in pista, è il caso di dirlo, vista la conformazione di questa tappa e le bontà culinarie della zona, sono scesi in pista i 99 atleti allievi divisi in primo e secondo anno. Quella del secondo anno è stata una gara tiratissima, con una volata a tre nel finale vinta da Kevin Pezzo Rosola su Filippo Grigolini e Pietro Deon. Primo anno invece, sempre categoria allievi, dominano i fratelli Cingolani, che arrivano assieme in passerella d'onore, braccia al cielo sotto il traguardo. Torniamo dunque agli juniores che sono in gara in questo momento. Procedere in lunga fila indiana in questa ipnotica immagine, con il serpentone ai piedi della pista, clima insolitamente mite, dicevamo, non c'è il fango con cui siamo abituati a vedere, assistere, a fare il tifo nelle gare di ciclocross, ma questo è il clima non solo da quest'anno, e quindi si adeguano gli atleti e ci adeguiamo chiaramente anche noi. Questo è il primo passaggio del giro nella pista di ciclocross categoria juniores, e sono tanti gli atleti che provano a mettersi in luce in questa categoria, in questa disciplina. Ci sono sempre problemi di parcheggio in queste località, ci sono furgoni e macchine da spostare, anche perché non sono zone dove di solito si ritrovano centinaia di persone, quindi c'è bisogno di organizzazione, quella che sicuramente non manca, la SD Romano Scotti, che anche quest'anno organizza il Giro d'Italia ciclocross edizione 2023. Questa di Tarvisio è la prima tappa, poi ci sarà la seconda tappa, Buia Osoppo, quindi sempre protagonista il Friuli, sempre protagonista la provincia di Udine. Poi si andrà nelle Marche il 15 ottobre a Corridonia, poi il 12 novembre a Follonica, il 18 novembre a Cantoira, provincia di Torino,
E poi, ultima tappa in provincia di Genova, San Colombano Certenoli, il 26 novembre. Kermesse conclusiva del Giro d'Italia ciclocross. Ecco i due protagonisti di testa. Questo momento allungano sotto lo sguardo degli appassionati, dei tifosi e di chi poi dovrà scendere in gara poco dopo. Si fatica anche a piedi. Quando ci sono problemi meccanici, quello inquadrato era Alessandro Ingrami della Ale Cycling Team. Ecco i primi tre della categoria juniores, con Stefano Sacchetta adesso inquadrato e Stefano Viezzi della SD DP66. C'è dunque un friulano nelle primissime posizioni, molto atteso, Stefano Viezzi, nato il 5 febbraio del 2006. Per ora una gara attenta la sua. Ancora Stefano Sacchetti inquadrato e poi via via anche gli altri, con Cristian Fantini della KTM Alchemist Powered Brenta Brakes. E questo è Giacomo Serangeli dell'ASD DP66. Questo è il primo piano di Lorenzo De Longhi della Zanolini Sudtirol, subito tallonato da Stefano Viezzi. Che però adesso è in allungo, Stefano Viezzi prova a prendere il largo su Lorenzo De Longhi. E qui il traguardo per Stefano Viezzi, che vince a Tarvisio in casa davanti al proprio pubblico, davanti al veneto Lorenzo De Longhi. Ecco la gioia di Stefano Viezzi, una vittoria che dedica alla famiglia, in particolar modo ai nonni, eccoli, con cui adesso si abbraccia, erano lì a fare il tifo per lui, parenti, amici per Stefano Viezzi. Questo invece è Lorenzo De Longhi, secondo, ha pagato un po' nel finale, una grande corsa comunque la sua, perché è solo all'inizio. Terzo l'umbro Giacomo Serangeli, che ha superato nel finale proprio Cristian Fantini. Problemi anche alla catena a metà gara e quindi ha dovuto rincorrere per tutto il resto della corsa. Questo dunque il risultato e l'ordine d'arrivo dei primi tre juniores del primo GP Città di Tarvisio, che vale anche come prima tappa del Giro d'Italia di categoria ciclocross. Stefano Viezzi, Lorenzo De Longhi e Giacomo Serangeli. A Stefano Viezzi anche l'onore e l'onere di indossare la prima maglia rosa del Giro d'Italia. Eccoli sorridenti sul palco, Viezzi, De Longhi e
Serangeli, il pubblico, anche quello femminile, approva. E proprio di femminile adesso ci andiamo a occupare perché è il momento della gara Donne Open. Grazie, grazie, qui mi hai sentito. Una delle gare più attese. La prima fila con Alessia Bulleri inquadrata. Prima fila c'era anche Marta Zanga. E sono partite subito fortissimo. Le ragazze sempre sul versante della pista B che arriva poi a Tarvisio. Siamo sulle Alpi Giulie, ai piedi delle Alpi Giulie, ai piedi del Monte Presnig, 1300 metri, poco più di 1300 metri. Sentite anche il tifo calorosissimo. Abbiamo visto Greta Pighi in questa fase molto delicata in discesa. C'è bisogno di frenare, c'è bisogno di non perdere il controllo della bicicletta, soprattutto quando il gruppo è ancora compatto e quindi si è in tantissimi a scendere. Il primo tentativo di allungo da parte dell'inossidabile Eva Lechner, la più esperta, la più tenace delle atlete in gara. Via via arrivano le altre con Sofia Arici, tutte ancora vicine, ancora una sulla ruota dell'altra, si controllano e si tengono d'occhio. C'è Carlotta Borello in terza posizione, Eva Lechner ancora, e poi Lucia Bramati, compagna di squadra della Ale Cycling Team. Quarta adesso Francesca Baroni, mentre Lucia Bramati è figlia d'arte di quel Bramati che nella stagione 95-96 vinse la Coppa del Mondo di ciclocross e il Super Prestige e poi terzo ai campionati del mondo di ciclocross nel 96 e 97. Luca Bramati, che spesso ci viene anche a trovare durante le telecronache di ciclocross. Ok, grande. Torniamo alle ragazze. Protagoniste della corsa rosa. Con Baroni comunque che si sta accodando, eh. C'è la Toscana che si sta riaccodando alle tre. C'è Greta Pighi adesso a guidare il gruppo delle migliori, nel quale è rientrato anche Francesca Baroni. Queste via via sono le altre. C'è la campionissima, attenzione. Per il 266, Lucia Bramati. Sono partite in 27. Il vantaggio è di poco più di 10 secondi nei confronti. Questa è Alice Papo. Poi c'è il gruppo pilotato. Davanti a tutte. Questo passaggio sotto il traguardo. Quindi due ragazze. Chiuso da Tania Donati. E questa invece è la panoramica su Tarvisio che ospita la prima tappa del Giro d'Italia ciclocross con il GP Città di Tarvisio. C'è Francesca Baroni adesso testa bassa davanti a tutte, inseguita da Eva Lechner, Lucia Bramati e Carlotta Borello. Sono queste quattro dunque che andranno probabilmente a giocarsi la vittoria. Francesca
Baroni, che corre per il team belga Hubo Remotive, che ha dovuto superare anche una foratura nelle primissime fasi di gara e poi ha rimontato piano piano, giro dopo giro, sul gruppo fino ad arrivare in testa. E adesso con lei ci sono Carlotta Borello e il duo della Le Cycling Team, Lucia Bramati ed Eva Lechner. Dai, 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 via di là, ripiata. Ok. Stringe i denti anche Rebecca Gariboldi, inquadrata poco fa, e qui invece siamo su Francesca Baroni, che guida davanti a Carlotta Borello e Lucia Bramati. Ha perso un po' di contatto Eva Lechner, questa è Alessia Bulleri, poi c'è Greta Pighi e Martina Montagnier. Qui torniamo su Francesca Baroni, che guida la corsa, lei che vanta anche un quinto posto ai mondiali di ciclocross. E il 15 gennaio 2023, poco meno di un anno fa, è arrivata terza ai campionati italiani di Roma. Toscana di Viareggio, Francesca Baroni, che corre fin dagli inizi con l'apparecchio acustico, perché i suoi genitori, quando aveva 10 mesi, scoprirono che era completamente sorda, e da lì ha cominciato un percorso di rieducazione ortofonica e piano piano ha iniziato anche a vincere in bicicletta fin da subito, correndo assieme alle altre, anzi spesso davanti, come in questo caso, alle altre. Francesca Baroni, eccola qua inquadrata. Si è lanciata in iniziativa solitaria, vedete il distacco piuttosto incoraggiante che ha guadagnato su Carlotta Borello e Lucia Bramati. Box alla zona del traguardo. Sono ancora assieme, eh? Pighi e Montagnier sono ancora assieme. Ed eccola qua dunque Francesca Baroni, che si scambia un 5 al volo prima di esultare sotto il traguardo. La 23enne toscana di Viareggio vince davanti a un'ottima Lucia Bramati, terza Carlotta Borello. Il distacco della bergamasca Lucia Bramati è di 18 secondi. Davanti a tutte Francesca Baroni, quarta Eva Lechner. Questa è Rebecca Gariboldi e poi c'è Roberta Pighi, che esulta perché è la prima nella categoria juniores. Questa invece è Francesca Baroni, che va sul gradino più alto del podio. E si gode dunque questo successo davanti a Lucia Bramati e Carlotta Borello. Eccolo qui il podio del GP Tarvisio, categoria Open femminile. E questa è Francesca Baroni, che riceve il trofeo e l'applauso di Tarvisio. È arrivato il momento della categoria uomini open. Si sorride e si scherza sul traguardo prima di iniziare a faticare. Cristian Cominelli inquadrato poco fa. Abbiamo visto anche il primo piano di Cristian Calligaro. Sono partiti dunque per gli ultimi
momenti di gara che condizionano e caratterizzano il GP Città di Tarvisio con la categoria Open maschile. Sono 41 i partenti che si sfideranno in questa e nelle prossime tappe del Giro d'Italia ciclocross. Potranno aggiungersi altri protagonisti, ma certo è importante partire subito e partire bene in questo percorso baciato dal sole e dal clima estremamente mite di queste giornate di sole e anche a queste temperature in queste zone che solitamente sono piuttosto severe dal punto di vista climatico, si corre col caldo. Queste sono le immagini del secondo giro della gara open maschile e subito il gruppo si allunga moltissimo, si fa subito selezione con Federico Ciolin inquadrato in questo momento, tallonato da Marco Pavan del team Cingolani. Arriva anche Emanuele Uez dei Carabinieri Olimpia Vittoria e Cristian Cominelli della Cycling Café Rosti Racing Team. Tutti al passaggio delicato in questa curva, anche Luca Paletti con la maglia verde del Green Project Bardiani CSF Faizanè, mentre qualcuno preferisce godersi anche uno spuntino al buffet, giustamente. È una domenica non solo di gara, ma anche di festa. Non può festeggiare, ma deve ancora pedalare, deve ancora sudare parecchio. Federico Ciolin della SD Bibione Cycling Team non riesce a staccare Marco Pavan, che tenacemente rimane alla sua ruota, alla ruota di Federico Ciolin di Portogruaro, provincia di Venezia, nato nel 2000, è stato nella squadra azzurra ai mondiali 2018 e agli europei 2020. E sempre negli ultimi anni anche avuto una tentazione per la strada, ma come ha saggiamente detto lui stesso, è un percorso che deve essere affrontato con grande prudenza e grande cautela, soprattutto per chi come lui ha gareggiato da sempre nel ciclocross. Ci sono differenze in tutti i momenti, in tutti i settori, a cominciare dal ritmo di gara e dalla lunghezza della gara, che si passa da una lunghezza media di un'ora, quella del ciclocross, alle 4-5 ore di competizione che si possono trovare su strada, anche se poi gli stessi bikers fanno strada per allenarsi. Ma poi dopo bisogna imparare a stare in gruppo, bisogna imparare tante altre cose e non è quindi così automatico il passaggio dal cross alla strada, anche se vedendo fenomeni come Van der Poel e Van Aert sembra tutto normale, tutto naturale, e così non è. C'è bisogno di grande sforzo, di grande sacrificio, di grande tenacia, di tanto tanto allenamento, e questo lo sa bene Federico Ciolin. Abbiamo visto il passaggio di Antonio Folcarelli della Race Mountain Folcarelli. Questi invece sono Emanuele Uez e Tommaso Cafueri. Mentre le immagini adesso tornano su Marco Pavan e Federico Ciolin, che si sono dati il cambio. Adesso a tirare c'è Marco Pavan del team Cingolani, dietro di lui Federico Ciolin. Un distacco piuttosto convincente quello su Antonio Folcarelli, terzo in questo momento, ma non è detto che sia decisivo. Al primo tentativo sono andati dunque via Ciolin e Pavan, che adesso
di comune accordo provano ancora ad allungare su Folcarelli, che non molla, anche se tutto solo prova ad andare a ricucire sui primi due, che però hanno un vantaggio consistente. Questi poi sono tutti gli altri. Cristian Cominelli, il suo passaggio in maglia azzurra della Cycling Caffè Rossi Racing Team. Di spalle Michael Steiner. C'è anche Samuele Scappini del Beltrami TSA Tre Colli. Ragazzi, fate un saluto. E questi sono i giovanissimi che salutano le telecamere imbeccati dall'operatore. Questo invece è Federico Ciolin, che adesso ha guadagnato anche su Marco Pavan. È solo ad inseguirlo c'è Antonio Folcarelli. Prima erano assieme Pavan e Ciolin, è rimasto solo Ciolin, inseguito adesso da Antonio Folcarelli, che, come spesso gli capita, va in grande rimonta dopo una partenza a ritmo inferiore rispetto agli altri. Però grande rimonta di Antonio Folcarelli. Ha pagato un po' l'allungo precedente Pavan. E adesso quindi Federico Ciolin guida in solitaria. La corsa che in questo momento lo vede davanti ad Antonio Folcarelli. Un tracciato molto duro. Questa è una gara che fino a questo momento è stata davvero combattuta. Eccolo di nuovo Federico Ciolin, che ha un vantaggio di centinaio di metri su Antonio Folcarelli e continua a pedalare con grande ritmo, così come fa il più esperto Antonio Folcarelli. Non molla, lo specialista delle rimonte, mentre Marco Pavan sembra fra i tre quello più affaticato. Agilissimo sui pedali Federico Ciolin. E questo è il pubblico pronto sul traguardo a festeggiare l'arrivo dei protagonisti. E questo dunque il trionfo di Federico Ciolin, che si guarda alle spalle, non vede nessuno e quindi si gode il momento, si gode la vittoria ed esulta sotto il traguardo di Tarvisio. Prima tappa e prima vittoria per il veneto Federico Ciolin, che arriva davanti ad Antonio Folcarelli. Terzo Marco Pavan. Quarto con la maglia della Green Project Bardiani Luca Paletti, davanti a Tommaso Cafueri, che grazie a questa classifica generale è anche maglia bianca miglior giovane del Giro d'Italia. Questo è il replay invece di quella che è la prima maglia rosa del Giro d'Italia, Federico Ciolin. Prossimo appuntamento a Osoppo, ancora il Friuli protagonista. Buon proseguimento da Umberto Martini.